unicorni, bentornati in questo nuovo video. Non chiedetemi che cosa io abbia in testa in questo momento perché non lo so. Sapete che Arturo ha una vita sua e vive sulla mia testa. Vabbè, oggi mi stavo per truccare per registrare un video e ho pensato: perché non truccarmi mentre registro un video prima di registrare l'altro video, così registro un altro video? Anche perché in tantissimi mi chiedete il mio makeup back to school e quindi eccomi qui a registrarlo. Premetto però una cosa: innanzitutto io non mi trucco mai per andare a scuola e soprattutto non mi trucco tutti i giorni, neanche dopo scuola. Come sapete, mi trucco molto raramente. Le volte che mi trucco, questo è il mio makeup completo, quindi per me questo non è leggero, per me questo è il massimo del makeup che io metto sulla mia faccia. Però posso capire che per molte persone questo sarà poco trucco e quindi voglio proporvelo come makeup back to school, dato che voi mi chiedete proprio questo tipo di video. Anche se non c'è assolutamente bisogno di truccarsi per andare a scuola, perché non è l'aspetto esteriore che conta, come vi dico sempre, e poi andate solo a scuola. Questo video quindi sarà molto simile alla mia makeup routine, ovvero l'unico video riguardo al makeup che c'è sul mio canale, ma quel video era non parlato e quindi ho deciso comunque di ricrearlo per spiegarvi meglio che cosa faccio solitamente quando mi trucco, perché comunque sono cambiate veramente poche cose, è più o meno tutto uguale. Detto questo, iniziamo subito col video. Zoom un po', almeno mi vedete meglio. Io inizio con il correttore perché non metto il fondotinta mai. Questo qui è di NARS ed è il medium 1. Probabilmente sbaglierò un po' di cose, ma come vi ho detto e ripetuto un sacco di volte, io non sono brava nel truccarmi, non sono un'esperta, ma vi faccio semplicemente vedere come mi trucco io per condividerlo con voi, ma non assolutamente per insegnarvi qualcosa, perché non sono capace. Lo metto sugli occhiaie perché io di natura ho tantissime occhiaie purtroppo, e anche sulle palpebre. E poi ovviamente se ho qualche imperfezione, in questo caso qua, perché avendo il raffreddore sono tutta rossa e quindi mi sto un po' cercando di coprire questa cosa. E poi con la mini beauty blender, che è quella che io uso appunto per il correttore, lo stendo. Dopodiché, per fissare il correttore e per opacizzare un po' la pelle, anche se io solitamente non ce l'ho molto lucida, metto la cipria. Io ho questa qui di NYX, che è quella trasparente, con un pennello abbastanza grande su tutto il viso. Ora passo alle sopracciglia e anche qua so che questo video non sarà nulla di particolare, perché questo è il trucco che faccio con un pennello per le sopracciglia. Sì, tra l'altro questo qua è pure rotto, ma non facciamoci caso. Le pettino e poi con un gel trasparente, questo qui è di NYX sempre, le vado a fissare. Io non mi riempio le sopracciglia e non me le coloro neanche. Ora passo al contouring e questa è una cosa che a volte faccio, a volte no, dipende da cosa voglio di fare quel giorno. Vi faccio comunque vedere come lo faccio solitamente. Ho questa terra qui che ho preso all'OVS, non so bene di che marca sia, e è divisa in due: questa parte più chiara che servirebbe per illuminare e questa per fare le ombre, ma io uso solo questa che appunto sarebbe la mia terra. Con un pennello abbastanza piatto la metto qui sotto gli zigomi e poi anche sulla fronte. Ovviamente pochissimo, cioè nulla di troppo pesante, e poi invece con un pennello piccolino la metto ai lati del naso. Ora metto il blush, cosa che mi serve molto d'inverno perché la mia faccia, quando non sono abbronzata, diventa verde, cioè un colore orribile. Io uso questo qui che ho preso un sacco di tempo fa veramente, di Essence, si chiama Blush Up e è molto carino perché ha due colori che si sfumano. Qui è più fucsia e poi si sfuma all'arancione e io faccio un mix dei due perché non mi piace averlo troppo rosa, perché avendo la carnagione abbastanza scura lo metto più sull'arancione, però neanche troppo arancione, insomma a metà. Yeah.
Comunque il passaggio del blush è una cosa che vi consiglio molto per andare a scuola se volete sembrare un po' più svegli. Dopo passo al mascara. Il mascara è l'unico trucco che ammetto di mettere in modo abbastanza abbondante, diciamo, perché ho gli occhi molto grandi e le ciglia abbastanza lunghe già di natura, quindi mi piace l'effetto che mi fa il mascara. E quindi mi piace averne tanto, non troppo, cioè non mi piace quando si creano i grumi e le ciglia diventano tutte appiccicate perché lì è veramente troppo. Prima mi piego le ciglia perché anche se io ho già le ciglia curve di natura, nel senso non ce le ho piatte, comunque fidatevi, il piegaciglia serve sempre. Ho iniziato a usarlo da poco ma ora non ce la farei senza. Se vedete che mi lacrimano gli occhi perché li ho molto sensibili e quindi a volte col piegaciglia o proprio mettendo il mascara lacrimo, ma tranquilli, non sto piangendo. Il mascara che uso è il Bad Girl Bang di Benefit, che penso che ormai conosciate tutti, ma è il mio mascara preferito in assoluto perché amo quelli con lo scovolino di questo tipo, ovvero che separano tantissimo le ciglia, non si vede, e non le appiccicano perché appunto quell'effetto non mi piace. A mettere il mascara ci metto una vita e soprattutto le facce che ho quando lo metto sono imbarazzanti, ma penso un po' a tutte le ragazze, non fatemi sentire sola, sono tipo così. È molto difficile per me truccarmi con questo specchio minuscolo, infatti non riesco mai quando faccio questo tipo di video perché sono abituata a truccarmi in bagno con lo specchio gigante e quindi non lo so, penso che quando mi vedrò in quello specchio dirò che cosa ho combinato sulla mia faccia, ma non ci fate caso. Mi sento veramente stupida a riprendermi mentre metto il mascara perché so che verranno delle facce orribili, ok? E poi lo metto anche sotto. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma io sono ambidestra. Cioè, per scrivere uso la destra, ma tipo per aprire la bottiglia d'acqua o fare altre cose uso la sinistra. Riesco a mettere il mascara solo nell'occhio destro con la destra e nell'occhio sinistro con la sinistra. Non mi prendete per pazza, però faccio così. Fatemi sapere nei commenti se sono l'unica, penso di sì, però non riesco veramente a mettere tipo il mascara nell'occhio sinistro con la mano destra perché mi sporcherei tutta. No, sui capelli! Ah! Ora, come vedrete, mi sono sporcata perché io non so mettere il mascara senza sporcarmi. Ho un problema esistenziale con il mascara. Anche se mi seguite da un po', sapete che sono migliorata tantissimo perché prima mi sporcavo veramente tutta, ma in un modo pazzesco, cioè ero tutta nera, infatti molte volte mettevo il mascara prima di truccarmi tutto il resto del viso perché altrimenti mi struccavo tutto quanto quando cercavo di togliere lo sporco del mascara. Vabbè, lasciamo perdere. Ora invece sono migliorata tantissimo, cioè guardate, mi sono sporcata solo qua e qua. Sono bravissima! Prendo un cotton fioc e vado a pulire dove ho sporcato. Ora, l'illuminante in questo ultimo periodo non lo sto mettendo perché dovete sapere che il mio make-up è sempre lo stesso, però a volte tolgo qualcosa perché magari mi stufo, così, cioè, sono una persona normale, giuro, e poi dopo un po' se ho voglia lo riaggiungo. Aiuto, mi serve un fazzoletto raffreddore, ti prego vattene. Quando mi devo soffiare il naso mentre mi trucco è una cosa orribile perché mi si toglie tutto, vabbè. Però è uno step che... mi stava cadendo lo specchio, muoio. È uno step che vi consiglio molto, non tanto qua sullo zigomo, ma più che altro all'interno dell'occhio se dovete andare a scuola, perché risveglia tantissimo lo sguardo, quindi se vi siete appena svegliati e siete ancora mezzi addormentati, per sembrare molto più svegli vi basta mettere l'illuminante all'interno dell'occhio. Io quindi per questo video vi farò vedere come lo faccio, quindi lo metterò ma solo qui, non qua. Ho questo qui che ho preso sempre all'OVS e si chiama Goddess of Love, non lo so, e ha un colore pazzesco, è fortissimo, vi giuro, sembra oro puro e penso mi durerà per tutta la vita perché ce l'ho da tipo un anno. Uso un pennellino molto piccolo
Dopodiché fisso tutto quanto con lo spray fissante, questo qui è di NYX ed è matte, quindi mi piace tantissimo perché preferisco molto di più il trucco matte in generale. Ovviamente ne metto poco perché non ho tanto da fissare, nel senso non ho né fondotinta né ombretti. E poi sulle labbra io metto solo questo qui, che è un burro cacao. Questo qui è di La Mer, che è una marca francese che non si trova in Italia e adoro. Infatti la trovo su internet oppure quando vado all'estero. E questo qui è super idratante. In questo periodo, avendo le labbra abbastanza screpolate, mi serve tantissimo. Vai via Arturo! Ah! Qui era il video, spero veramente che vi sia piaciuto e soprattutto che questo trucco vi sia stato in qualche modo utile. Se è così, lasciate un bel pollice in su per farmelo sapere. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché non c'è motivo per non farlo. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!